La quotidianità siciliana assume forti tinte, come gli intensi colori del cielo e dei fiori, dei campi e del mare, che risplendono per la forza della luminosità solare. Usa toni poetici Papa Francesco per descrivere una realtà di cui sembra conoscere bene ombre e luci. Incontrando i vescovi dell'isola non risparmia giudizi severi. Nelle sue visite a Palermo, Piazza Armerina e Lampedusa ha toccato con mano i problemi di una terra dai forti contrasti. Sicché si assiste in Sicilia a comportamenti e gesti inappropriati a grande virtù come a crudele efferatezze. Come pure accanto ai capolavori di straordinaria bellezza artistica si vedono scene di trascuratezza mortificanti. Il Papa ricorda anche il sangue versato per mano di violenti, la resistenza dei santi e dei giusti, ma denuncia una regressione sociale che va avanti da anni. Lo spopolamento dell'isola, il calo demografico e l'emigrazione giovanile. Il futuro è nelle mani dei siciliani, ma deve riguardare anche la Chiesa, che non è esente da errori. A fonte di questa grande sfida, anche la Chiesa risente della situazione generale con le sue pesantezze e le sue svolte, registrando un calo di vocazione al sacerdozio e alla vita consacrata, ma soprattutto un distacco crescente dei giovani. Non solo, il Papa esprime dolore per sacerdoti e uomini di chiesa che hanno percorso la strada dell'ingiustizia e della disonestà, a fronte di testimonianze limpide come quelle di Padre Pino Puglisi e Rosario Livatino. Poi consiglia abbandonare carrierismo e merletti nella liturgia, liberare la pietà popolare dalla superstizione e intraprendere la via dell'unità in una dimensione sinodale.